La Pistoiese non giocherà la sfida di sabato in Sardegna in casa dell'Olbia. La gara è stata rimandata a data da destinarsi per motivi di carattere sanitario legati al Covid-19. Così mister Stefano Sottili, da pochi giorni nuovo allenatore arancione, avrà più giorni a disposizione per preparare la partita interna del turno infrasettimanale di mercoledì 17 marzo contro la Juventus Under 23. Tempo per farsi conoscere meglio dalla squadra, tempo per recuperare qualche infortunato e magari avere una scelta più ampia in quanto a formazione e per capire anche quale strategia migliore adottare con questo gruppo per tornare alla vittoria che manca da troppo tempo e che ha portato la Pistoiese a mantenersi stabile al quart'ultimo posto, piena zona playout. Mister, al di là del fatto che io ce l'ho già avuto e lo conosco bene, comunque sta cercando di trasmettere alla squadra le sue idee, di ridare sicurezza e fiducia a tutto l'ambiente. Il tecnico di Figline Valdarno è stato chiamato proprio per raggiungere ancora una volta l'obiettivo salvezza, come avvenne nel passato, quando ci riuscì. Potrebbe essere l'allenatore giusto per una Pistoiese che deve ritrovarsi. La classifica parla chiaro. È ovvio che è una squadra molto giovane, vive comunque molto di emotività, quindi magari in momento negativo leva entusiasmo, leva sicurezza, leva fiducia, mentre subentra purtroppo la paura e l'ansia di dover fare il risultato per forza. Questo però non, per noi non deve essere un alibi, giochiamo a calcio, è il nostro mestiere, sappiamo che è così. Facciamo calcoli a breve termine, guardiamo di partita in partita e viviamole tutte come delle finali, solo così possiamo venirne fuori, non possiamo fare calcoli o a lungo termine, per cui viviamo di partita in partita e cerchiamo di portare via punti ovunque, che sia in casa, fuori, comunque un campionato equilibrato. E i risultati lo dimostrano, che comunque i risultati si possono fare con le pari classifica o anche con quelle davanti. Noi stessi comunque siamo i primi ad essere delusi, perché vorremmo che le cose andassero in modo diverso e star più a parlare di altro. Purtroppo però la situazione è questa, guardare indietro serve solo a rammaricarci. In questo momento c'è bisogno di tutti, speriamo di recuperare quanto prima tutti quanti, perché al di là dell'aspetto tecnico è anche comunque il gruppo e l'aspetto morale, umano, può fare la differenza.